Ciao a tutte, in questo video vorrei farvi vedere una nail art molto speciale utilizzando il roller smart della Sephora. Questo è quello col cuoricino. Il roller si compone così da un tappino e dal appunto roller con gli stencil. Si solleva il tappino, un po' difficile da fare, si stacca lo stencil. Si richiude il tappino e poi dice di strappare lungo la linea tratteggiata, ma io preferisco tagliarla per non rovinare molto lo stencil. Ed ecco qua. Un consiglio che vi do è quello magari di togliere l'eccesso di colla passandolo prima sulla mano, perché secondo me è un po' troppo e si porta molto lo smalto appresso. Posiziono. Esco con il rosa. Farò lo stencil. E ora la prova finale, stacchiamo. Questo è l'effetto invece con un colore normale. Comunque vi consiglio sempre, come ho già detto prima, di far asciugare molto bene lo smalto sotto, perché sennò se lo riporta appresso. Ecco, questo è finito. Questo è con l'effetto craquelé, questo con l'effetto normale. Se vi piace potete passare anche una mano di top coat per proteggere la nail art. E invece sulla parte crackle, se vi piace l'effetto opaco, lucido, lasciatelo così. Ciao ciao!